chiamiamo sopra. Adesso passo la parola invece al Presidente Roberto Sancinelli, Presidente dell'Assoniente dell'Ambito di Pisa. Grazie. Beh, il rapporto è lo scritto al preciso fino al 2016, ma cosa è successo in questi mesi del 2017? È successo che ci sono stati degli avvenimenti che potrebbero portarci a una probabile emergenza rifiuti su tutto il territorio nazionale. Non voglio fare del terrorismo, ma attenzione, è successo che una raccolta differenziata molto stimolata, molto fatta bene, quindi ha portato a una quantità di rifiuto da raccolta differenziata destinato al riciclo dove il settore non è in grado da riceverlo e trasformarlo e lavorarlo. La ragione qual è? La ragione è il fatto che il mercato della materia prima da riciclo non cresce così in modo così veloce in quantità quanto invece è cresciuto e sta crescendo invece il rifiuto della raccolta differenziata. Quindi questo è uno dei motivi, sintesi è uno dei motivi. L'altro motivo è che il riciclo non dobbiamo mai dimenticare che produce degli scarti, non è che il riciclo, quando è avviato il riciclo, tutto ciò che va al riciclo si trasforma in un prodotto, in un manufatto, in una materia prima riciclo, abbiamo dello scarto. Questo scarto deve trovare un suo collocamento. Sul collocamento la termovalorizzazione e la discarica. E oggi in Italia noi scarseggiamo di questi impianti, scarseggiamo gli impianti proprio di termovalorizzazione. La termovalorizzazione, e fino a poco tempo fa non lo sentivamo questa mancanza perché c'era invio di tantissimi materiali, soprattutto di operatori privati, mandavano questi materiali di termovalorizzazione fuori dall'Italia, soprattutto verso la Germania, Austria, eccetera. Ora questi paesi hanno chiuso anche loro l'importazione di questi rifiuti, per la semplice ragione che il fatto che sono anche questi paesi come la Germania, che è una grandissima, dove riceveva moltissimo materiale italiano da incenerire, si è trovata anche lei con delle quantità enormi di rifiuto della raccolta differenziata da indirizzare alla termovalorizzazione, ma per quale ragione? Perché in questi mesi è successo che una grande quantità di rifiuto della raccolta differenziata, che dico raccolta differenziata perché sappiamo benissimo che è rifiuto destinato al riciclo e quindi alla valorizzazione, sono chiusi i mercati importanti dell'Estremo Oriente, Cina in particolare. Quindi si sono trovati tutti con una grande quantità di rifiuto da dover gestire al suo interno. Questa situazione è quello che mi fa dire che noi potremmo essere alla vigilia di un'emergenza nazionale, con delle sfaccettature differenti, il sud per una ragione, il centro per l'altra, il nord per una ragione. Però questa è la situazione che abbiamo avanti. Dobbiamo assolutamente tenere presente questo fatto molto grave e pertanto tutti gli interessati, se non ci si coordina fra tutti gli interessati, potremmo proprio pagarne le conseguenze. Grazie, grazie molto. Una battuta rapidissima invece al Presidente Sancinelli sui margini che le imprese del settore hanno da destinare agli investimenti. Ma guardi, si sono rivelate delle lacune strutturali nella gestione dei rifiuti. Occorrerà del tempo per ristabilizzare la situazione. Per arrivare a questo bisognerà anche puntare a nuove tecnologie, applicazioni più avanzate, impegnative, ma sempre nella direzione di sostituire col rifiuto delle materie prime fossili, dove necessitano naturalmente con queste nuove tecnologie necessitano adesso degli impianti, degli investimenti molto impegnativi, investimenti industriali molto impegnativi, perché oggi come oggi il riciclo meccanico ormai si sta rivelando i suoi limiti, ma dobbiamo quindi andare in quella direzione. Poi vorrei dire una cosa, per esempio ultimamente in mezzi di stampa e comunicazione hanno demonizzato la plastica, ma
Questo è un grave errore, perché la plastica è l'uomo che abbandona la plastica, di per sé la plastica non se ne va in giro, nemmeno se ne va in mare, e soprattutto la plastica è un materiale che si presta molto ma molto bene alle attività di riciclo, anche più volte ad essere riciclata. Per gli impianti di termovalorizzazione, il direttore Grillo, ho sentito 8 impianti di termovalorizzazione, ma non sono gli 8 impianti, quello che vorremmo sapere è questi 8 impianti che capacità hanno, ma sono 8 impianti per una capacità di 1 milione di tonnellate o 8 impianti per una capacità di 4 milioni di tonnellate? Perché va rivisto questo articolo 35, da dove è derivata questa necessità, va rivisto perché c'è qualcosa che non quadra, altrimenti la situazione, da questa situazione non ne usciremo. Grazie. Grazie.